Buongiorno, in questo nuovo tutorial dedicato a topografo vedremo come poter sfruttare il modulo N riconfinamenti. Per andare sul modulo specifico bisogna andare sul menu contorni e vediamo qui il modulo attiva la sezione riconfinamenti. Clicchiamo la procedura guidata e ci permetterà innanzitutto di scegliere che tipologia di riconfinamento andare ad eseguire. Ce ne sono quattro tipologie a seconda della normativa di riferimento. Noi utilizzeremo quella standard classica mappe catastali in formato raster. Quindi selezioniamo questa opzione. Con la lettera I possiamo andare a visualizzare quelle che sono appunto le varie informazioni. Clicchiamo su avanti e iniziamo a seguire quella che è la procedura guidata dei riconfinamenti. La prima cosa da fare ci chiederà quindi di caricare la mappa di impianto per poterla georeferenziare. Quindi clicchiamo su inizia procedura. Clicchiamo sull'area centrale del nostro progetto e andiamo a prenderci la mappa di impianto. Ovviamente ci creerà un backup del file di salvataggio e quindi diamo i fattori di scala. È la classica georeferenziazione che abbiamo visto anche in altri video tutorial. Ovviamente la procedura guidata ci chiederà di procedere quindi a georeferenziare la mappa. Noi clicchiamo su sì e quindi di selezionare quella che è la mappa. Ci chiederà di dare i parametri del passo e iniziamo quindi a inserire quelle che sono le coordinate rispetto al grigliato presente sulla mappa di impianto. Quindi ovviamente qui dipende molto anche dalla mappa, qui abbiamo già le nostre coordinate, quindi andiamo a inserire le coordinate. Inserito dalla seconda coordinata in poi, grazie di aver inserito appunto anche il passo, possiamo procedere a fare una georeferenziazione guidata del processo. Difatti, vedete, in automatico mi ha evidenziato il secondo punto della griglia, il terzo punto della griglia e quindi mi dà in automatico quelle che sono le coordinate e così via. Quindi procedo a fare la georeferenziazione. Io per questione di tempo, ovviamente, ho già definito quello che sono tutti i parametri della griglia, quindi io mi limiterò adesso a farvi vedere solo la procedura successiva di georeferenziazione. Clicchiamo su fine e mi permette quindi di andare a eseguire quelli che sono i calcoli della datazione. Una volta che ho cliccato su georeferenza, la mappa sarà georeferenziata. Io precedentemente già per velocizzare ho creato quello che è il progetto con la mappa già georeferenziata. Andiamo nella fase successiva. Nella fase successiva, difatti, andiamo sempre sul menu contorni, procedura guidata. Mi permette quindi di andare a scegliere in modo opzionale di andare a calibrare quella che è la mappa di impianto. Quindi potrei iniziare la procedura e dare dei riferimenti di misura sulla mia mappa oppure andare direttamente avanti. Opzione 3, eventualmente andare a georeferenziare ulteriori mappe catastali o altre mappe di impianto per quindi aumentare quello che è il dettaglio e poi andiamo avanti nella procedura, creare un libretto di confinamento per individuare i punti d'appoggio che ci serviranno poi per poter andare a inquadrare il nostro rilievo di campagna. Quindi iniziamo la procedura e il libretto già è presente e difatti qui vedete io già avevo creato con menu topografia nuovo punto dei punti d'appoggio sul layer specifico che viene già creato in automatico e inserito da grafica, selezionato quindi punti di inquadramento da grafica, le coordinate del relativo punto d'appoggio. Quindi in questo modo mi permette quindi di andare a generare quello che è i punti che ovviamente una volta andati in campagna andremo a prendere con la strumentazione. Ok, abbiamo georeferenziato con la procedura guidata la mappa di impianto, abbiamo inserito i punti d'appoggio e caricati all'interno della sezione punti di inquadramento come vediamo qui nel libretto. Ora siamo andati in campagna, abbiamo rilevato con la stazione i punti di appoggio e qualche altro punto in merito che ci servirà poi per definire quelli che sono i punti da tracciare. Allora procediamo
di nuovo con la procedura guidata e siamo arrivati quindi al punto 4. Il punto 4 quindi creato un vettore di confinamento e abbiamo individuato sulla mappa quelli che sono i punti di inquadramento. Adesso non ci resta che eseguire il punto 5, quindi caricare il libretto nel riconfinamento ed elaborare attivando esegui ruota trastazione. Iniziamo la procedura. Ok, siamo sulla sezione riconfinamento, andiamo a caricarci il nostro libretto. Ok, andiamo, io ci avevo già il mio libretto presente, eccolo qui, dove all'interno abbiamo misurato i punti d'appoggio e altri punti. Andiamo su elaborazione libretto, quindi elaboriamoci le misure, esegui ruota trastazione. Andiamo ad eseguire quindi l'inquadramento cartografico, calcola, va più che bene, 4 cm di scarto, e andiamo prosegui. Abbiamo elaborato quindi il nostro rilievo ed eccolo qui. È stato praticamente correttamente caricato ed inquadrato rispetto ai miei punti d'appoggio. Ora non ci resta che continuare con la procedura e inserire quelli che saranno i punti che poi andremo poi a tracciare. Andiamo, inizia procedura e in automatico si va a generare quello che è un layer punto tracciamento dal menu topografia. Il nuovo punto topografico già è stato abilitato e quindi non ci resta quindi che andare a inserire i punti che poi in campagna dovremo andare di nuovo a picchiettare. Quindi PH1, descrizione, picchietto e ok. Continuiamo quindi a inserire altri punti da picchiettare. Ok, quindi procediamo in questo modo. Una volta che abbiamo terminato tutti i punti che dovremo andare a tracciare in campagna, possiamo procedere quindi a esportare di nuovo il nostro file strumentale per poterle poi andare a caricare sullo strumento e quindi eseguire quello che è il tracciamento dei punti. Arrivati alla conclusione della procedura guidata, abbiamo l'ultimo passaggio, quello della generazione della relazione. Quindi genera relazione, individuare con il mouse l'area di interesse del mio rilievo. Ok. E in automatico si andrà ad aggenerare quella che è la relazione tecnica che può essere perfettamente editabile e modificabile, quindi io posso procedere a inserire tutte quelle che sono dati di informativi. In più c'è un report dettagliato su tutti i punti, rapporto di georeferenziazione della mappa, rapporto appunto dei punti di calibrazione della mappa caricata d'immagine, con anche i punti di d'appoggio utilizzati, i punti rilevati, quindi c'è tutto un dettaglio, in dettaglio tutto quello che è il report relativo al riconfinamento. Quindi in questo modo, con questa procedura, è possibile andare a generare una relazione in modo automatico e guidato.